Amici e amiche carissime, bentornati. Siamo alla 21ª, credo, puntata di questo ciclo di catechesi dal Nonsenso alla vita di cielo, in cui durante la puntata precedente, come più volte evidenziato nel corso di essa, siamo arrivati a un punto di svolta, quindi terminato il percorso, certamente in teoria ulteriormente dilatabile, perché non si finisce mai di conoscere, di apprendere, però abbiamo fatto quello che è essenziale per poter comprendere un pochino le possibili aree problematiche e i fattori destabilizzanti che attanagliano la nostra esistenza. Con la volta scorsa è iniziato il percorso, la parte più importante, perché dopo la diagnosi ci vuole la terapia. Ecco, dopo la presa di coscienza delle situazioni di male, ci vuole qualche cosa che questo male ce lo faccia scrollare di dosso. Quindi, durante la volta scorsa, spero che ci abbiate lavorato nella vostra preghiera personale, perché questo, ripeto, quelle che io faccio quasi sempre, ma queste più che mai, non sono, come dire, semplicemente conferenze, cioè non sono, come dire, dissertazioni finalizzate a produrre una qualche ulteriore conoscenza, come dire, a scopo, se mi passa, insomma, di godimento intellettuale. Ah, che bello, adesso so questa cosa nuova, prima non la sapevo, e finisce qui. Una catechesi, l'ho detto tante volte, è fondamentalmente una provocazione, cioè è un invito a chi l'ascolta, a chi lo ritiene opportuno, sempre nella più assoluta libertà. Noi sappiamo benissimo che il nostro Dio è il cultore numero uno della libertà, quindi nessuno è obbligato, tutti sono invitati, ma nessuno è obbligato a lavorarci su noi stessi. La volta scorsa abbiamo visto una cosa molto semplice, cioè ricollocarci nei confronti della figura di nostro Signore, nella consapevolezza che molte persone, in perfetta buona fede, anche battezzati, anche, diciamo, cattolici o che ritengono di essere tali, a volte anche molti praticanti, perché non è che essere praticanti ci pone al riparo dal non conoscere bene con chi abbiamo a che fare, insomma, che è il nostro Signore Gesù Cristo e con quello che Lui può fare. Quindi, alla luce di tutto questo, che è un'esperienza che a me viene anche evidentemente dagli anni trascorsi nella cura pastorale delle anime, un'esperienza impegnativa, ma anche molto bella, molto formativa, molto entusiasmante, perché si prende contatto con ciò che c'è nel cuore dell'uomo, no? E su quanto l'uomo ha bisogno, avrebbe bisogno di essere tirato fuori dai guai e quanto sarebbe facile, diciamo così, solo che lo volesse, perché il nostro Signore non attende altro che il nostro ok, che il nostro prego. Avanti, cominciamo. Abbiamo visto la volta scorsa, per poter dispiegare tutta quanta la sua potenza benefica, salvifica, sanante, liberante, guarente, rigenerante, terapeutica, santificante, beatificante. Diciamone quante più ne possiamo, tanto sono sempre troppo, sono sempre poche. Abbiamo visto quei cinque episodi evangelici significativi. Ripeto, spero che ci abbiate lavorato, li sintetizzo, non rifaccio la catechesi della volta scorsa. La domanda che Gesù fa ai discepoli: voi chi dite che io sia? Tu che pensi che sia Gesù? Che ruolo c'ha nella tua vita? Che ti può fare? È diverso se Gesù c'è o se Gesù non c'è, o la vita è esattamente la stessa cosa? La seconda domanda, no? La domanda al paralitico della piscina probatica. Quindi, vuoi guarire? D'accordo? Vuoi guarire? Ce lo chiede anche a noi Gesù. Tu vuoi guarire? Hai scoperto che stai male, ti senti male? Vuoi guarire? Il cieco di Gerico, ci credeva fermamente che Gesù potesse ridargli la vista. D'accordo? E nonostante tutti quanti gli ostacoli, si è messo a gridare come un pazzo: abbi pietà di me, abbi pietà di me, abbi pietà di me. E lui gli ha detto: bene, abbi pietà di te, che cosa vuoi che ti faccia? Che
che io riabbia la vista. E ha riavuto la vista. E poi abbiamo visto uno dei Vangeli leaders, diciamo così, di questo nostro itinerario, e che è anche il testo su cui, come tante volte ho detto, il mio caro amico Don Fabio Rosini ha scritto un meraviglioso libro, che è appunto L'arte di guarire, che è l'emorroissa, cioè una che ha solo sentito parlare di Gesù, ha sentito qualche bella catechesi, forse aveva sentito, probabilmente non lui, aveva sentito parlare, e dice, beh, ci credo, e la potenza della sua fede ha fatto fuori uscire dalla persona di Gesù la potenza sanante, tant'è vero che Gesù si ferma e dice, chi è stato? Chi è che ha aspirato la mia forza divina con la forza della sua fede? E fa i complimenti all'emorroissa, e poi infine il dialogo di Gesù con Marta e Maria prima della risurrezione di Lazzaro. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me non morirà in eterno, non soltanto nel senso che risusciterà nell'ultimo giorno, ma non conoscerà la morte in questa vita. Per lui la vita terrena diventerà l'inizio della vita eterna. La morte, cioè la tristezza, l'angoscia, tutto ciò che è negativo, tutto ciò che sono le situazioni di morte, chi conosce Gesù, chi accoglie Gesù, si dimentica di cosa sono. D'accordo? Ma qualunque cosa succeda, d'accordo? Può venire qualunque cosa, possono venire tutti i terremoti che vogliono, tutte le pandemie che vogliono, tutti i problemi che uno vuole, tutte le difficoltà che si credono, le persecuzioni. San Paolo lo dice nelle sue lettere, dice, l'amore, una volta che c'è l'amore di Cristo, che cosa vuole venire? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, la tribolazione, la persecuzione. Ne vogliamo mettere qualcun altro, ecco, appunto, la pandemia, i terremoti, le catastrofi naturali, la terza guerra mondiale, cioè, scusate, cioè adesso non voglio, sto caricando, no? Nessuno evidentemente minimizza queste cose, ma come posso naufragare se al timone ci sei tu? Abbiamo ascoltato chi ha seguito la diretta nel canto di introduzione, abbiamo visto i salmi, no? Io ho Gesù con me, non ho paura. Ecco, è chiaro che questa cosa è propedeutica, perché io sono un sacerdote e sono un sacerdote testimone, non mi ricordo se l'ho detto la volta scorsa, nel senso che sono coinvolto in quello che dico, perché quello che dico è quello che la Chiesa ci consegna. E io dovrei dirlo in ogni caso, d'accordo, anche se non l'avessi vissuto, ma quello che dico io l'ho vissuto, cioè, io sono diventato sacerdote per questo motivo, perché ho visto e ho sperimentato in me chi è Gesù e cosa Gesù può fare. Non solo diventato sacerdote, lo continuo a vedere tutti i giorni, lo vedo tutti i santi e benedetti giorni, quello che Gesù è, quello che Gesù può fare. Quindi non perché è un percorso che non finisce mai, si comincia, ma non si finirà mai, e se si sta con Gesù si passa soltanto che di bene in meglio, giorno dopo giorno, poi di meglio in meglio ancora, poi di meglio ancora in meglio ancora ancora, poi di meglio ancora ancora in meglio ancora ancora ancora, si va avanti, no? Ecco, perché in questo mondo la perfezione, quindi il punto d'arrivo, è impossibile raggiungerlo. Quindi Gesù ha dei numeri che in continuazione tira fuori dal suo divino, se mi si passa questa espressione, e santissimo cilindro, con cui non cessa di sorprenderci giorno dopo giorno. La vita con Gesù è qualcosa di assolutamente meraviglioso. Ecco, solo che non si improvvisa. Allora, chi ha risposto, chi ha lavorato, quindi chi comincia a credere che Gesù non è semplicemente, come dire, un personaggio storico, come dire, una figura un po' tradizionale, insomma, sì, c'è la Chiesa Cattolica, sono battezzato, quindi ogni tanto a messa ci andiamo, per carità, i figli li facciamo battezzare, la prima comunione per carità, insomma, la cresima per carità, anzi se ho i figli
magari convivono, però mi piacerebbe tanto che si sposassero in chiesa, quindi per carità, io dico, ho imparato a dire meglio poco che niente. Però questo è veramente molto poco, come ci siamo già visto, cioè una persona che ha questo marginale, diciamo così, distante, superficiale, distanziato, potremmo dire, usando un termine oggi attuale, rapporto con Gesù, come dire, su 10 trilioni di miliardi di euro che Gesù potrebbe darti, prende se no 5-10 euro, insomma, quindi tu dici meglio 5-10 euro che niente, per carità, ma capisci quanto sono triliardi di trilioni, trilioni di miliardi di euro, insomma, no? Cioè, sono delle cifre, ma questo è quello che Gesù ha e vuole darci. Allora, oggi cominceremo con le indicazioni operative, che cosa bisogna fare, d'accordo? Perché poi, quando potremmo oggi iniziare con un altro brano evangelico, no? Quando San Pietro, in due parole, come facevano gli apostoli, quello che io ho cercato di illustrare attraverso questi cinque evangeli, gli apostoli all'inizio andavano molto per le spicce, insomma, Dio ha mandato il suo Salvatore, Gesù Cristo. I capi lo hanno ammazzato, Dio l'ha risuscitato dai morti, nel suo nome si ottiene la remissione dei peccati perché con la risurrezione Dio l'ha costituito unico capo e salvatore. Ci credi tu? Sì. Allora, ecco, alla risposta sì, subito partiva la domanda: che cosa dobbiamo fare? Allora, Gesù dice: pentitevi, gli apostoli, e fatevi battezzare. Quindi il primo contatto con Gesù Salvatore è: pentitevi e fatevi battezzare. Obiezione ovvia. Ma io sono già battezzato. Certo che sei già battezzato. Allora, rimoduliamo. Pentitevi. E il battesimo si riceve una volta solo. Perché cosa si riceve il battesimo? Allora lo ricevono gli adulti. Professo, diciamo nel credo, un solo battesimo per, io faccio così ai miei parrocchiani quando li voglio provocare dal lambone, metto le dita sulle orecchie e mi faccio venire l'orecchia a sventola per dire. Allora, rispondete voi, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, quindi pentitevi e ottenete il perdono dei peccati. Come si ottiene il perdono dei peccati dopo il battesimo? Punto interrogativo, si ottiene attraverso un altro sacramento, perché il battesimo, che è il sacramento assolutamente fondamentale, vive nel tempo, come dire, si attualizza continuamente, rinnova i suoi effetti, dispiega i suoi effetti attraverso due sacramenti, dei quali certamente dovremo parlare, e dei quali anche qui la maggioranza dei cattolici oggi, moltissimi dei quali brave persone, per carità, io, queste sono le mie vecchie prediche a Borgo San Michele, no? La distinzione tra la brava persona e il bravo cristiano, sono cavalli di battaglia storici, no? Reminiscenze arcaiche, ma non si rendono assolutamente conto di cosa sia la confessione e la comunione. Posso dire, insomma, probabilmente l'esperienza di molte persone che ascoltano, ovviamente che non abbiano già fatto un cammino di fede, possono comunque, come dire, acclarare la verità delle cose che dico ricordando le proprie esperienze passate, no? Cioè, allora, oggi la confessione non è che il sacramento in crisi di più, si confessa a pochissima gente e ordinariamente ci si confessa in maniera estremamente superficiale, cioè c'è una vaga percezione in tante coscienze, appena appena di qualche area di peccato, diciamo tra quelle più grossolane, cioè la bestemmia generalmente è percepita come cosa che non si deve fare. Che cosa d'altro posso dire? Cioè, la bestemmia generalmente, ma guardate che a livello medio, magari qualche coscienza un po' più raffinata dice magari anche le parolacce, ma generalmente poi delle parolacce, sì, ma le parolacce sono una stupidaggine, sono, no? Non lo dico tanto, tanto per dire, qualcuno può azzardare qualche pettegolezzo, insomma, cose di questo genere, ma generalmente i fedeli sono in crisi, non sanno
cosa confessare? Perché non hanno la coscienza del peccato. Allora, penso che ci siamo già detti questa cosa, però ripetita iuvant. Allora, non avere coscienza del peccato, se questa mancanza di coscienza è incolpevole, come dice la Chiesa, cioè non dipende da colpa propria, scusa, d'accordo? Scusa quasi sempre da peccato mortale. Questo poi è un discorso che ogni singola coscienza deve verificare. Questi sono discorsi teorici, ma dobbiamo sempre imparare a ascoltare il nostro cuore e a metterci in verità dinanzi a noi stessi, no? Però, se io faccio una cosa oggettivamente cattiva, per esempio oggi c'è larga ignoranza, non so se ignoranza oppure, come dire, voluta ignoranza, per esempio, su tutta la sfera dell'impurità. Oggi non viene colta, diciamo così, la gravità dei peccati impuri, assolutamente. Moltissime persone non colgono neanche, per esempio, la gravità del mancare all'appuntamento con la messa domenicale. Tanti parroci si disperano, parlano, predicano, eccetera, ma nella coscienza media del fedele non c'è la coscienza della gravità di questo. Allora, il problema è questo qui. Se tu fai una cosa oggettivamente cattiva, quella cosa, anche se tu puoi essere scusato da peccato mortale perché non ti rendi conto che lo è e né che è cosa grave, quindi non dai il consenso volontario ad una cosa che sai essere gravemente malvagia, quindi dovresti in coscienza essere scusato da peccato mortale, ma quella cosa non cessa di produrre male. D'accordo? Se una persona, come dire, ti tratta male inconsapevolmente, pensiamo a tante ferite, abbiamo parlato anche del tema delle ferite ricevute, no? Che ci si fa, una persona che magari tu ti aspettavi un gesto di gratitudine, stai male, gli hai fatto tanto del bene, una telefonata, non te la fa. Ma quello non è che te la fa con cattiveria, non è che non te la fa perché dice, oh, questo sta male. Gli dovevo telefonare? No, non gli telefono. Semplicemente non ci ha pensato. Si è scordato. Tu però da quella mancata telefonata ti senti male. Ma quello non l'ha fatto apposta. Il fatto che non l'abbia fatto apposta, questo è un esempio che faccio per far capire, non è che siccome non l'ha fatto apposta tu non stai male. Magari non ti arrabbierai con lui, ma sempre stai male. Perché quella telefonata te l'aspettavi perché era giusto che te la facesse. D'accordo? Questa cosa dobbiamo tenerla chiara. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare, la prima in assoluta, è fare quella che si chiama tecnicamente, prepararla, perché non si improvvisa da oggi al domani, una confessione generale. Cioè, si deve fare un cammino di liberazione dal male. Il male abbiamo visto che ha molte forme, d'accordo? La prima, che è prioritaria non tanto perché potrebbe non essere questa, diciamo così, la sorgente maggiore del mio malessere. La sorgente maggiore del mio malessere potrebbero essere le ferite ricevute, di cui avremo modo chiaramente di riparlare. Per guarire dalle ferite ricevute, tuttavia, occorre fare un percorso, lo vedremo a suo tempo, di riconciliazione con la propria storia. Un percorso di perdono, cioè di perdono da dare agli altri, nei modi e nei tempi, ma tu come fai a dare il perdono agli altri? Che è una cosa grande, come dire, anche a persone che ti abbiano fatto tanto male, con cui è necessario riconciliarsi, perché fino a quando non sarai riconciliato, tu starai male, perché quelle ferite continueranno a sanguinare, quelle ferite devono essere guarite. Nel percorso di guarigione si vedrà, c'entra nostro Signore, ma ci devi mettere anche qualcosa del tuo. Ma dove la prendi la forza? Dove la attingi l'energia? Cioè, noi non possiamo fare cose impegnative da un punto di vista, come si dice, ascetico, se non abbiamo la forza soprannaturale di poterle fare. Dette in altre parole, per percorrere questo percorso occorre essere in grazia di Dio. La prima cosa che bisogna fare è mettersi in grazia di Dio.
Allora, io chiaramente poi metterò, come ho fatto in precedenza, allegato a questa catechesi. Quindi mi raccomando, imparate a fare quest'operazione, se no poi mi arrivano le mail, dice, ma dove sta quella cosa che tu ci hai detto? Allora, piccola parentesi formativa. Questa catechesi andrà come tutte quelle che faccio, sul mio canale YouTube, ok? E sulle piattaforme podcast dove è condivisa, cioè su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast e su Apple Podcast. Credo che l'ho già detto, ma ripeto perché sennò poi arrivano le mail. Allora, quando io vedo un video su YouTube, generalmente non si può caricare un video se tu non gli dai un titolo, d'accordo? YouTube non te lo fa caricare se tu non gli dai un titolo. Ma oltre al titolo, sotto c'è la descrizione, che è facoltativa. Io la descrizione ai miei video c'è sempre, d'accordo? Perché che cos'è la descrizione? È una sintesi di quello che il video contiene. Si trova sotto il titolo, quindi devi andarla a scorrere. Nella descrizione del video YouTube, alla fine ci metterò link agli schemi per l'esame di coscienza per preparare la confessione generale. C'è un link, ci clicchi sopra, vieni immediatamente reindirizzato al mio sito web, www.leonardomariapompei.it, dove nell'area download c'è una sezione chiamata Schemi per l'esame di coscienza e dove ci sono due schemi di esame di coscienza che possano aiutare una persona che voglia, come dire, acquisire, diciamo, il senso del peccato e quindi ripercorrere la propria vita cercando di andare a vedere dal punto di vista oggettivo, adesso ne parleremo, quali sono le cose in cui ha mancato anche gravemente. Chiaramente oggetto della confessione generale sono i peccati abbastanza consistenti, quindi in quegli schemi non c'è, come dire, se ho mancato alla carità nei confronti del mio prossimo, che comunque è un'imperfezione, né c'è se ho detto una bugia di scusa, d'accordo? Ecco, ci sono le cose un pochino più consistenti che vanno confessate. Ok? La stessa cosa vale per i podcast, cioè in un podcast anche lì si vede un titolo, ma poi c'è sempre una pallina a seconda poi delle piattaforme, o c'è una i vicino, devi cliccarci sopra perché vedere le informazioni, trovi la descrizione e trovi sempre il link, quindi devi trovare il modo di accedere alla descrizione. Dentro la descrizione ci sarà poi il link che ti porta allo schema per l'esame di coscienza, per chi è interessato e ci vuole lavorare. Ora, come si fa questa benedetta confessione generale? La prima cosa che noi dobbiamo fare è, come dire, recuperare il senso del peccato, cioè avere l'umiltà di mettersi davanti a Gesù, cioè ecco perché la prima domanda è: voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, sicuro? Se tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, quindi se Gesù è Dio, Gesù nel Vangelo ha preso i 10 comandamenti e li ha non soltanto ribaditi, ma li ha ulteriormente amplificati, ampliati. Si vede benissimo nel discorso della montagna che si sta leggendo in questi giorni, tra l'altro durante la messa quotidiana, nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. Quindi nei 10 comandamenti c'è un cammino di vita, come dire, è tassativo, cioè Gesù al giovane ricco dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, e se quei comandamenti non l'hai osservati, tutti e 10, hai attivato dentro di te o fuori di te delle sorgenti di male che devono essere distrutte. Cosa significa distrutte? Devono essere distrutte. Avete visto adesso quando fanno le guerre moderne, fanno gli attacchi chirurgici, si chiamano così, no? Non andiamo ad ammazzare la gente, ma c'è come dire, nella regione X una base missilistica dei terroristi, con i radar, vado a sapere dove stanno, bombardo solo quelli e distruggo le batterie missilistiche dei terroristi, in modo tale che questi non vengano messi in condizione di nuocere. Allora, la confessione generale fa questo: tu devi andare a scovare tutte le sorgenti di male che
anche inconsapevolmente, attenzione, sottolineo questo, hai aperto, devi portarle a Gesù, credendo che sia Dio, e che ha il potere di distruggerle tutte, e le distrugge tutte come? Nel suo sangue le distrugge. Perché tu possa chiudere i conti con questo, acquisire la sua grazia e poi cominciare ad occuparti di tutto il resto, d'accordo? Che sarà un pochino più impegnativo, d'accordo? Ma questo step, come dire, pregiudiziale è necessario. D'accordo? Allora, alcune precisazioni, d'accordo? Perché su questo tema molto molto delicato. Allora, numero uno, quello che la Chiesa chiama peccato, l'abbiamo già visto, si trova nella volontà. Che significa? Significa che il peccato in senso stretto uno lo commette quando sa di commetterlo. E questo nessuno te lo può dire se non la tua coscienza. Guardate, figlioli miei cari, noi dobbiamo imparare a vivere da uomini. Io più tempo passa, più comprendo che il compito di un sacerdote è aiutare anzitutto le persone a vivere da uomini. Non te lo posso dire io se in quella circostanza hai peccato o no. Io quello che ti posso dire, quello che lo schema per esame di coscienza ti aiuterà a dire, è oggettivamente questo è bene e questo è male. Ma ti rendevi conto quando hai commesso questa cosa che era male? Quanto te ne rendevi conto? Lo hai commesso volontariamente nonostante che te ne rendevi conto? Ecco, solo a queste due condizioni si realizza quello che la Chiesa chiama peccato mortale. Perché il peccato mortale ha come oggetto la materia grave, e quando si prepara la confessione generale si vanno a sondare tutte le materie oggettivamente gravi, però commesso con piena avvertenza e deliberato consenso. Questo per dire che non si deve affrontare questo tipo di itinerario con, come dire, con l'ansia o tantomeno con i patemi, con l'agitazione, con la disperazione. No, bisogna affrontarlo con estrema serenità, certamente anche con, ma sapendo che in questo viaggio che noi faremo alla scoperta di quello che abbiamo fatto, quindi confrontandoci con la legge di Dio nella sua oggettività, legge di Dio che deve essere disposta ad accoglierla. Ecco perché ci sono queste pregiudiziali. Cioè, un'altra problematica, oggi molto diffusa, scusate se apro questa parentesi, ma è molto importante, è io decido quello che è bene e quello che è male. Cioè, la Chiesa dice che questa cosa è peccato. Già, la Chiesa non dice che una certa cosa è peccato. La Chiesa, in quella circostanza in cui Pietro disse tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, quindi ci credo che tu sei Dio, Gesù gli ha risposto, bene, su di te fonderò la mia Chiesa. Chi ascolta voi, ascolta me. La Chiesa, ecco, la Chiesa nella sua essenza più profonda, non è altro che la trasmettitrice di ciò che Dio pensa e vuole. Quindi se la Chiesa ti dice questa cosa è peccato, è perché ti sta proponendo la legge di Dio, non cosa che si sono inventati i preti o che gli girano per la testa. Tutti sono soggetti alla legge di Dio, anche i preti, anche il Papa, anche il Vescovo. Non esistono dispense dalla legge di Dio, non esistono categorie privilegiate. Siamo tutti, come si dice nelle tribù, siamo tutti uguali dinanzi alla legge di Dio, anzi, chi sta più in alto riceve, come dice Gesù nel Vangelo, una condanna più severa se non osserva perfettamente la legge di Dio, pur dovendo assolvere al compito di doverla insegnare. D'accordo? Quindi tutto questo per dire che quando mi metterò di fronte ai 10 comandamenti, se io già sto ancora a livello, ah sì, questo
Sì, ma questo per me non è peccato. Oggi c'è questa frase di per me io non ci vedo niente di male, per me non è peccato, ma guardate che questo arriva anche come dire, a fattispecie grossolane e purtroppo, a me io lo dico con tantissimo dolore questa cosa qui, no? Ma sono fatti di cronaca recentissimi, cioè purtroppo non sono escluse da queste follie, perché sono follie, addirittura chi neanche dovrebbe pensarci a certe cose, no? Io non voglio, a me dispiace anche nominarli, certi recenti fatti di cronaca, ma chi può capire, capisce, no? Cioè, può un cattolico, un seguace di Gesù, un membro della Chiesa dire nell'omosessualità non c'è niente di male. Tanto per dire una cosa che è stata, non è che ce l'ho con gli omosessuali per carità, cioè, ma per dire una cosa che è di recente fatto di cronaca, insomma, cose significative che sono successe, insomma, anche da parte di chi può dirlo? Allora, come dire, tutto si può dire perché, per carità, c'è la libertà di espressione e di pensiero, ma tu non puoi dire questo come cattolico, né io potrei dire questo come prete, non lo posso fare. Se un essere, un individuo della razza umana vuole pensare una cosa di questo genere, si accomodi, se è disposto al confronto sereno sulla verità oggettiva, ne parliamo, d'accordo? Ma un cattolico questa cosa non può farlo. Cioè, noi non abbiamo. Cioè, quando c'è qualche cosa che ci viene presentata come peccato e noi non la riconosciamo come tale, il processo che ci viene richiesto è la conversione, che è anzitutto un fatto di mente. Cioè, io non ci vedo niente di male, ma siccome credo che Gesù Cristo è Dio e che Dio esiste, se quella cosa mi viene detta da Dio come cosa cattiva da evitare, io non lo capisco, ma accetto il fatto che io sono limitato perché non capisco, non che Dio è sciocco perché mi dice di fare una cosa senza senso, o che la Chiesa è retrograda perché non si adegua ai tempi e ancora va cianciando in giro queste cose. Perché c'è anche questo che si dice oggi in giro, no? Se non c'è questa apertura, l'operazione diventa poco fruttuosa. Perché Gesù nel Vangelo di Matteo dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento. E non passerà neppure un trattino o uno iota della legge finché tutto non sia compiuto. Chi dunque trasgredisce uno solo di questi precetti, anche minimi, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, questo sarà considerato grande nel regno dei cieli. Allora, capite, queste sono parole di Gesù. Quando noi ci mettiamo dinanzi a Gesù, il primo step che noi dovremmo accettare, e non è facile, è farci dire da lui la verità. Gesù ha detto di sé: io sono la verità. Noi questo lo crediamo fermamente. È per questo che, cioè, Gesù ha detto: andate ed annunciate il Vangelo ad ogni creatura, annunciate, non imponete. Non violentate, ma noi non possiamo e non dobbiamo avere nessun dubbio che Gesù Cristo è la verità. E dinanzi alla verità non c'è possibilità di opporsi frontalmente alla verità. Non si può. Certamente possiamo chiedere al Signore, possiamo chiedere alla Chiesa, e sia il Signore che la Chiesa lo fanno questo, che ci faccia capire come mai quella cosa è male, anche se io non la riconosco come tale. Questo certamente si può fare, però non è questa la sede in cui dobbiamo farlo, perché qui rimando a un altro ciclo di catechesi che sto facendo in contemporanea con questo, chi mi segue
lo sa che è la sana dottrina cattolica, dove stiamo cercando proprio di approfondire la verità dei sacramenti e dei comandamenti, spiegando, d'accordo? Dando tutte le altre spiegazioni possibili, perché le spiegazioni ci stanno, non è che devi prendere le cose a scatola chiusa, anzi, Dio non è contento che noi facciamo così a occhi chiusi e a pappagallo, perché siamo comunque persone ragionevoli. Quello che non dobbiamo fare è: io mi ribello, questa cosa non l'accetto. No, posso dire al Signore, dico, vabbè, io in questo momento non la capisco, quindi la prendo per buona perché mi viene da te, dalla Chiesa. La prendo per buona. Poi però se mi fai capire qualcosa, grazie. Un po' come disse Gesù nell'occasione della lavanda dei piedi, sempre a Pietro, no? Dice, ah, tu non mi laverai mai i piedi. Cosa gli ha detto Gesù? Dice, guarda Pietro, quello che adesso io faccio, tu non lo capisci. Mi devi lasciare fare, lo capirai in un altro momento. Questo è un atto di grande umiltà. Cioè, che tu non capisci che una certa cosa è male, o non lo accetti, o non lo riconosci, non cambia la realtà delle cose. Noi siamo dei poveri uomini, siamo limitati, siamo imperfetti. Chi te l'ha detto che quello che pensi tu è la sacrosantissima verità? Tu hai il diritto, certamente, di avere le tue opinioni, di esprimerle e devono essere rispettate da tutti. Nessuno può forzarti a cambiare idea, ma tu sei un uomo, come dire, e una donna veri se non hai fai le barricate, se sei disposto a confrontare le cose che tu pensi con chi la pensa diversamente da te. Quando abbiamo come interlocutore Domine Dio, il confronto non è tra pari, non è tra i nostri simili, cioè Dio si presenta a noi pieno d'amore, pieno di bontà, pieno di misericordia, pieno di comprensione, pieno di condiscendenza, ma si presenta come Dio, d'accordo? Quindi a Dio che si rivela, si legge nei documenti della Chiesa, è dovuto all'obbedienza della fede. Che significa l'obbedienza? Siccome io ci credo che tu sei Dio, io ti obbedisco. Anche in quelle cose che momentaneamente non mi sono chiare. Allora, facendo questo viaggio, tu potrai scoprire che da un punto di vista oggettivo ne hai fatte di ogni, come dicono in Nord Italia. Ne hai fatte di ogni, dicono così in Nord Italia. Non ti devi disperare per questa cosa, perché anche se ne hai fatte di ogni, se tu al tempo in cui le hai fatte non eri consapevole né della loro malvagità né della loro gravità, nostro Signore lo sa. Cioè, il nostro Signore considera le cose che abbiamo fatto. Quando studiavo la legge si diceva uscivano le sentenze allo stato degli atti, si chiamavano così. Cioè, il nostro Signore non giudica quello che io ho fatto a 14 anni con la coscienza del peccato che ho adesso, a 50 anni, dopo 17 che sono prete, 17 che sono prete, sì, 17 che sono prete, e quasi 30 anni, insomma, che cammino seriamente dietro al Signore. Fino a 20 anni non è che ero, insomma, pagano, peccatore, miscredente, però insomma era un pochino. Salvo una pausa, insomma, di un momento forte che c'ebbi a 14 anni, una vita cristiana così, insomma. È chiaro che se mi dovesse giudicare quello che ho fatto a 14 anni, con la coscienza che ho adesso, sarebbe un guaio, sarebbe grosso. Ma quello che ho fatto a 14 anni, il nostro Signore lo considera in base alla coscienza che io avevo allora. Io sinceramente certe cose non mi rendevo assolutamente conto che fossero peccati, né della loro gravità, non me ne rendevo conto. Cioè, io pensavo che forse è così, ma e questo il Signore lo sa. E questo dipende da tante circostanze, dipende dall'educazione che abbiamo ricevuto. Oggi noi viviamo in un contesto, no? La società in cui stiamo oggi è corrotta, figlioni miei cari. Cioè, è completamente distorta. Cioè, i ragazzini, il ragazzino le conosco, insomma, no? Battezzati, comunicati e cresimati, che a scuola fanno
fanno le battaglie, che ne so, che dicono: ah, ma se uno vuole essere gay, faccia quello che vuole, non c'è niente di male. Ah, se vogliamo fare il transgender, a uno faccia quello che vuole, non c'è niente di male. Allora, sì, sono cose che per una persona che crede sono inconcepibili. Però dobbiamo pure pensare che questi ragazzini oggi crescono in un contesto, cioè, culturale, mass mediatico, cioè conoscete insomma i programmi che vanno per la maggiore. Io non li guardo, quindi li conosco perché li ho intravisti qualche volta nella mia esistenza, basta 5 minuti per farsi un'idea. Ma se un ragazzino è formato consentendo continuamente quelle cose e anche la famiglia vede quelle cose, sente quelle cose, che ne so, non voglio fare nomi perché non voglio offendere nessuno, ma non credo che ci voglia la scienza infusa, insomma, no? Quindi ci arriviamo. È chiaro che quella cosa oggettivamente dice: ma questo ha fatto pure la cresima, ma come fa a pensare a queste cose? Ma ha fatto la cresima, ma come stiamo messi noi qui? Cioè, c'è una situazione pastorale, ve lo dico, disperata, dappertutto. Perché noi, cioè, è una battaglia non fronteggiabile. Sti ragazzini oggi a 10 anni hanno un telefonino in mano che ci possono fare tutto. Cioè, io non voglio adesso fare, tutti quanti mi conoscono, insomma, cioè, non è che io su questo, sul vestito forse sono un po' all'antica, ma sui strumenti di comunicazione, insomma, mi dicono tutti quanti che sto molto oltre, insomma, che sto molto avanti, cioè, io lo vedo, insomma, anche con l'uso, cioè, quindi non è che voglio fare, ma voi capite, cioè, ci chiediamo mai, tu puoi mettere ad un ragazzino di 11 anni in mano da gestire uno smartphone con le possibilità che c'ha? Puoi sbatterlo dentro un social network? Puoi metterlo a contatto con Instagram, con TikTok, a 12 anni? Cioè, ma non credo che ci voglia la laurea in psicologia. Cioè, non la può gestire una cosa di questo genere. È impossibile. Ma non sono buoni gli adulti a gestire queste cose. Cioè, io ogni volta che faccio una catechesi devo dire: state buoni con questi commenti. Non fate, cioè, capite, questo è un contesto differente. Cioè, andate a vedere le dirette in giro che fanno su YouTube o su Facebook o su Twitter. Uno sta parlando in diretta e cominciano a piovere una caterva di frasi in continuazione. Sono quasi tutti grandi questi qua. Cioè, ti interessa quell'argomento? Sta a sentire quello che sta a dire quel cristiano o quella cristiana, che sta sempre a scrivere. Io tante volte, cioè, ma addirittura, no, questa è una catechesi, no? Ma io mando in diretta a streaming, perdonatemi queste digressioni. Le veglie di preghiera, dico: ma se stiamo pregando, se stiamo dicendo il rosario, ma che te commenti in continuazione? Non stai pregando se scrivi mentre stiamo pregando? Oppure, perdonatemi, no? Lo dico così, magari qualcuno che lo sente senza che si senta offeso, che capisce queste cose qui, perché è brutto se lo dici quando compare un commento che tu lo dici in quel momento lì, no? Perché la persona si mortifica. Dico: per le mie intenzioni, ma il nostro Signore lo sa quali sono le tue intenzioni, che lo scrivi a fare? Non occorre che capisci? Cioè, altre volte, persone adulte, io lo vedo questo qui, no? Per esempio, i commenti sui video di YouTube sono soggetti a moderazione, non li ho estromessi del tutto, ma vanno moderati, perché non avete idea di quello che esce fuori, insomma, cioè di quello che tocca leggere. Io ho uno staff anche di collaboratori. Quante persone mettono in mezzo a una strada? Io non li approvo mai quei commenti. I fatti propri, sia nel bene che nel male. O fanno domande, magari rivolte a me, di cose personali in pubblico, in quella sede pubblica. Cioè, vabbè, io sono esagerato, insomma, no? Perché io sono, chi mi conosce lo sa, lo dico sempre, sono un cultore della privacy e della libertà, che ritengo due beni preziosi. Ma io non te la, non c'è, né io né nessun mio collaboratore ti approverà mai quel commento, d'accordo? Primo, perché non ti rispondo in pubblico, e secondo,
perché non è bene per te. Io cioè, non posso io da sacerdote, tu non ti rendi conto di questa cosa, ma capite? Cioè, quello che voglio dire è che tutte quante queste cose si fanno nell'inconsapevolezza da parte degli adulti. Nessuno che fa queste cose si rende conto del loro essere fuori luogo e sono adulti. Ma come fa un ragazzino? Ma come fa un ragazzino? È impossibile. Però un ragazzino Instagram, Facebook, le televisioni ce l'hanno in camera adesso e tutti quanti i reality show, ecco, diciamo, parliamo di un genere, oppure talk show, lasciamo perdere, ce li hanno a continua disposizione, ma qualcuno mi sa spiegare, ogni tanto l'ho detto anche in pubblico, cioè, ma ce lo diciamo anche noi nelle assemblee, tra preti, con i vescovi, ma che cosa gli può fare un'ora di catechismo a settimana? A sto povero ragazzino, se la famiglia non lo supporta e non lo aiuta, ti stupisci che a scuola è favorevole a gente? All'uomo. Io non mi stupisco per niente. Non mi stupisco, non vuol dire che gli dico che sono bravi, ma né che questa è una cosa che va bene. Ma una persona che campa in questi ambienti pensa come pensano questi ambienti e che cosa pensa la maggioranza degli ambienti mainstream, come si chiamano oggi, o social network di queste cose. C'è bisogno di dirlo. Cosa pensano le grandi piattaforme? Cosa pensa Facebook di queste problematiche? Cosa pensa Twitter di queste problematiche? Google, tanto penso tutti allo stesso modo. Apple, che cosa pensano? Pensano quella che è adesso viene fatta passare come una certa opinione dominante. E se tu sei sempre contatto con questo, pensi questo. Cioè, oggi più che mai c'è proprio un problema, a mio avviso, adesso non voglio uscire fuori tema, adesso ci rientro, chiudo subito questa parentesi, fondamentale, e che è un altro compito, penso, di un sacerdote, restituire alle persone la voglia e anche gli strumenti per ricominciare a pensare con la propria testa. Un adulto, se vuole, può cominciare a faticosamente lasciarsi alle spalle questa valanga di condizionamenti che ci arrivano da tutte le parti. Un ragazzino no, non ce la fa. Non ce la può fare se non ha una grande famiglia alle spalle. Non ce la può fare. Non ce la può fare. Quindi stiamo vivendo in un contesto di cui vedremo adesso. Torniamo. Allora, l'inconsapevolezza. Quando una persona ha commesso anche delle grosse stupidaggini senza esserne consapevole, si ha commesso un peccato oggettivo, d'accordo? Ma quel peccato oggettivo, dal punto di vista soggettivo, è un errore. Sapete cos'è? L'errore si trova nell'intelligenza, il peccato si trova nella volontà. Cioè, l'errore è mi sono sbagliato. Cioè, io pensavo che non ci fosse niente di male, invece c'era. Allora, lo confesso, ma oltre a che a confessare quella cosa oggettiva che comunque ho fatto, e la confesso come cosa oggettiva, mi addoloro soprattutto di quanto sono stato sciocco a non essermi ben informato prima. Questo è il peccato ancora più grande. Capite? Quante persone a me hanno detto, dice padre, se tante cose le avessi sapute prima, se ci avessi pensato prima, ecco, quindi questo già ti fa capire che una vita disordinata, che c'ha questo background, è stata disordinata dal punto di vista oggettivo, ma dal punto di vista soggettivo il giudizio di nostro Signore sarà comunque clemente. Dico questa cosa perché la mia esperienza mi insegna che con questa benedetta confessione generale, che è un atto importantissimo, però molte persone hanno un rapporto distruttivo, cioè quando prendono l'esame di coscienza, dice, mamma mia, io questi li ho fatti tutti, e tante volte, eppure con le circostanze aggravanti, entrano in disperazione. Dico, allora, figlio mio, sta attento, cioè, tu quelle cose dovrai dirle, le devi portare, perché se le hai fatte da un punto di vista oggettivo, dillo, anche perché noi non possiamo essere sicuri. Ne eri proprio totalmente incosciente, la tua incoscienza era totalmente incolpevole. Questi giudizi non li possiamo neanche dare a noi stessi, su noi stessi, ma li sa dare soltanto Dio. Quindi dobbiamo dirle tutte in confessioni, le cose di cui prendiamo coscienza che non hanno funzionato. Però sii buono, ecco, non
disperarti, non torturarti, non farti del male, è chiaro che il nostro intento, cioè se tu vuoi stare bene, tutta quanta il mare di monnezza, perdonatemi l'espressione, che hai prodotto tu nella tua vita, ecco, come una montagna di letame, portalo, e portalo tutto, d'accordo? Non avere paura, ecco, non avere paura. Il pontefice tante volte ha detto nessuna vergogna, o meglio, affrontiamo la vergogna. I cammini di conversione, di santificazione, di guarigione, ce lo siamo detto da sempre, sono cammini belli, ma sono cammini laboriosi, vogliamo dire anche un po' dolorosi, sì, è un'esperienza ascetica forte fare la confessione generale, ma del resto il sacramento della confessione si chiama anche sacramento della penitenza, cioè già la confessione è penitenza, perché non è che nessuno si diverte, se qualcuno si diverte alzi la mano, insomma, no? Ad andare a raccontare le proprie malefatte, certo, il destinatario ultimo della confessione è il Signore, ma il mediatore, il tramite, è un uomo come noi, anche se è un ministro di Dio. Ecco perché molti dicono, no, io mi confesso direttamente con nostro Signore, perché non vogliono passare attraverso questo travaglio della vergogna che si prova nel trovarsi comunque dinanzi ad un essere umano come noi. Questa è penitenza, quindi lo capisco che è una cosa significativa. Quindi questa è la cosa molto importante. La seconda cosa, la confessione generale va preparata bene. Se uno, cioè, e non si deve avere fretta, cioè se fino a oggi ti sei confessato superficialmente, se sta storia va avanti in altri 15-20 giorni non succede niente, d'accordo? Quindi la confessione si prepara con calma. Vuoi scriverla? Se ti fa meglio scriverla, scrivila, d'accordo? Certo, se posso dire, cioè uno non può scrivere 40 pagine di fogli protocolli di una confessione generale, perché è troppo, d'accordo? Quindi cioè, la confessione generale non è il racconto dettagliato minuto per minuto della propria esistenza. I peccati vanno detti per specie, cioè se io non sono stata ammessa da quando ho fatto la cresima fino all'altro ieri, che ci vuole a confessare questo peccato? Padre, io dalla cresima fino a ieri sono mai andata ammessa, finito, quanto ci vuole? 3 secondi. Se sono stato un grande bestemmiatore, cioè padre, sono stato un grande bestemmiatore, ho smesso, sto provando a smettere, ma dall'età dell'adolescenza oggi non ho detto reno. Sono stato bestemmiatore, punto e basta. Sono stato lussurioso. Peccato impuri solitari, fornicazione, quindi rapporti prematrimoniali, ho tradito il coniuge. Finito, insomma, no? Se uno fa la confessione è raccontare e consegnare al nostro Signore, che già se ne è presi tutti, però lui se li ha oggettivamente presi per darci l'effetto di quello che lui ha fatto per noi, cioè che tutto questo sia distrutto nel suo sangue, dove già è stato distrutto oggettivamente 2000 anni fa, ma io devo portare le mie cose a Gesù chiedendo il suo intervento, il primo intervento sacramentale per distruggerlo, d'accordo? Quindi va fatta bene, d'accordo? Quindi è meglio metterci un po' di tempo. Le forme, uno sceglie quello che vuole, certamente, capite? Una confessione generale con al massimo un'ora deve essere finita, compresa l'esortazione del sacerdote e la decisione della penitenza, del percorso penitenziale da fare. Non può durare 4 ore, è troppo, d'accordo? Non occorre, come dire, circostanziare, cioè fin nei minimi dettagli, cioè l'importante è chiamare per nome e cognome i peccati che si sono detti, d'accordo? Preparata bene, ci si deve mettere una pietra sopra, perché vi dico, altra cosa che può succedere, una persona ha fatto la confessione generale, poi prende un altro schema di esame di coscienza, dice, oh, ma forse ho fatto pure questo, ah, ma questo forse non l'ho detto, e comincia a ingenerare, come dire, un meccanismo che se cade in una coscienza scrupolosa diventa distruttivo, perché la persona si addolora, si affligge, dice no,
I peccati bisogna portarli tutti. Ah, io questo non l'ho detto, io quest'altro non l'ho detto, io questo non l'ho fatto. E comincia, ne fa 400 di confessione generale. Vi parlo, cioè, io ho 50 anni, quindi credetemi. Fallo una volta, fatta bene, preparatela bene. Sii coraggioso, non ti vergognare, mettici una pietra sopra e poi comincia a campare, sapendo che tutto quello che hai portato con sincero pentimento al nostro Signore o con sincero addolorarti, dice, ne ho fatte alcune grosse quante ragazze, signora mia, manco prendo conto di questa affa, abbi pietà di me, avrei potuto pensarci prima, è andata così, ti prego, abbracciami, mettiamoci una pietra sopra e cominciamo a campare. Tu sei morto in croce per me, hai versato il sangue. Mi dispiace di avertelo fatto versare. Lavami e sarò più bianco della neve, come dice il Salmo 50. Quindi, fatte queste cose, se tu fai bene questa cosa, questo è uno degli atti più importanti della tua vita, riacquisisci la grazia di Dio, riacquisisci l'amicizia di Dio. A partire da questo primo step che è fondamentale, quindi prima cosa, mettersi in grazia di Dio, si potrà compiere tutto il resto del percorso di guarigione e di liberazione e di santificazione che ci attende. D'accordo, io mi fermerei qui, spero di essere stato chiaro. Ripeto, metterò nel link che accompagna la descrizione di questa catechesi un riferimento a un link che porta agli schemi per l'esame di coscienza del mio sito web, dove andando a cercare schema per i peccati gravi troverete tranquillamente quello che è utile per avere un confronto oggettivo, d'accordo? Quindi un confronto oggettivo con ciò che costituisce peccato grave. Ripeto, da affrontare con la massima serenità, con la massima tranquillità e quindi poi cominciare questo percorso. La directory si trova nell'area download comunque del mio sito web e si chiama Schemi per l'esame di coscienza, per esame di coscienza. Dentro si trovano in basso, vi dico i nomi dei file, schema per adulti, i principali peccati gravi, c'è sotto anche la descrizione, adatto agli adulti, è una sintesi essenziale dei principali e più gravi peccati mortali che può compiere una persona adulta. E poi c'è anche guida per una buona confessione sacramentale. Guida che spiega l'importanza del sacramento della penitenza, del pentimento e della confessione. Contiene uno schema di esame di coscienza per distinguere i peccati gravi da quelli meno gravi. In alto c'è anche un altro file che può essere utile, si chiama Confessione generale e rifare gli atti nella divina volontà. La seconda parte di questo è prematura, però all'inizio c'è cioè l'introduzione tratta dalla Filotea che spiega con le parole di San Francesco di Sal come fare la confessione generale. È molto importante leggerlo, d'accordo? La prima parte. La seconda parte c'è anche lo schema per l'esame di coscienza. È abbastanza articolato come principale il rifare gli atti nella divina volontà non ci interessa per il momento, interesserà più avanti quando dalla conversione e il ritornare in grazia di Dio arriveremo a parlare di come possiamo aspirare ad arrivare ad una vita di cielo. Questo ciclo di catechesi si chiama dal non senso alla vita di cielo. Il primo passaggio è la conversione, pentitevi e fatevi battezzare. Quindi fate bene la confessione generale e tornate in grazia di Dio. Poi il percorso proseguirà. Ci vediamo se di cuore alla prossima puntata. Io vi mando la mia benedizione, vi saluto, alla prossima e a presto.